Ibrido o ibrido plug-in? Questo è il problema d'acquisto, no? Ma scherzi a parte, è una domanda in realtà che secondo me sarà di attualità sempre più stretta nei prossimi mesi. Perché? Perché stanno arrivando tante nuove auto plug-in, le auto elettriche stanno arrivando anche loro, ma l'ibrido plug-in è quello che in qualche modo dovrebbe essere deputato ad essere la tecnologia ponte. Ma non è così scontato, cioè non è così facile capire e soprattutto dire a chi magari sta cercando un'auto elettrificata se è meglio l'uno o meglio l'altra, perché ci sono delle variabili da considerare piuttosto importanti. Parti tu, Fabio. Ma certo, ibrido full hybrid piuttosto che ibrido plug-in, abbiamo spiegato le differenze, adesso invece qui ci caliamo proprio nei panni di chi deve fare una scelta, no? Ah, per fare la scelta innanzitutto bisogna capire quali siano le mie condizioni, cioè che cosa io debba fare con l'auto e che cosa io possa mettere a disposizione, passatemi il termine, dell'automobile. Un ibrido plug-in è tale e me la godo come tale se ho la possibilità di ricaricarla, direi soprattutto a casa. Certo. Quindi se ho la possibilità di ricaricare a casa per bene la mia automobile, a quel punto con un ibrido plug-in non parliamo di capacità di batterie enormi e quindi di tempi di ricarica troppo lunghi, per cui anche con una ricarica a bassa potenza riesco a ricaricarla tranquillamente nelle prime ore della serata in cui la metto parcheggiata. Ecco, a quel punto mi posso godere la sua autonomia in solo elettrico, che può essere 20, 30, 50, adesso se ne promettono anche 80 su alcuni modelli di chilometri in zero emissioni. Posso quindi avere i vantaggi dell'automobile elettrica, però posso anche essere liberato dal vincolo di dover trovare un tragitto specifico per poter fare un viaggio che mi permetta di ricaricare la mia auto soltanto elettrica e fare invece il pieno semplicemente da un benzinaio e poter viaggiare tranquillamente. Ecco, detta così è la soluzione di tutti i problemi, no? Nel senso che io in città vado con l'auto elettrica da città e posso viaggiare poi al di fuori delle città. Cioè, verrebbe da dire perché comprare un ibrido se hai questa chiave di volta, diciamo così. Ma se si hanno queste condizioni e si ha anche una seconda condizione che bisogna dire subito, cioè un portafoglio abbastanza capiente a disposizione per acquistarla, perché non costano tantissimo, ma costano sicuramente di più rispetto alle automobili soltanto ibride e full hybrid, ecco, a quel punto è sicuramente una opzione da prendere tranquillamente in esame, insomma. Ed è questo proprio il punto, il prezzo, ed è il punto su cui secondo me potrebbero cambiare le strategie anche proprio industriali e tecnologiche delle case. Un ibrido plug-in con queste autonomie che accennavi poc'anzi, 50, 60, 70 km di autonomia, deve costare di più, perché la batteria non è più piccolina come su un'auto full hybrid normale, ma comincia ad avere una discreta dimensione e le batterie costano. Stavo vedendo poco fa proprio i listini e la nuova serie 3 ibrida plug-in costerà all'incirca 50.000 euro, che poi di fatto è il prezzo di una Tesla Model 3 full electric. Quindi il problema è: l'ibrido plug-in rischia di costare poco di meno, se non diciamo lo stesso prezzo di un'auto full electric, e questo poi è la cosa che fa cambiare, sposta diciamo la bilancia quando la metti a confronto col full hybrid normale. Sì, perché invece il full hybrid normale costa poco di più in alcune situazioni, ma in moltissime praticamente quanto un'automobile invece, chiamiamola, non ibrida, quindi con un solo motore a combustione interna. Allora, mentre il full hybrid è riuscito ad arrivare praticamente alla parità di prezzo con l'automobile diesel non ibrida, abbiamo che il plug-in è ancora posizionato parecchio più su. Allora, ecco che se invece io voglio andare parzialmente in elettrico, o comunque avere un'automobile che è in grado di muoversi in sola modalità elettrica, ma non ho la possibilità di acquistare un plug-in perché magari costa troppo per le mie tasche, o non ho la possibilità di ricaricare a casa e quindi sarei comunque sempre alla ricerca di un punto di ricarica nei dintorni e che non dipenda direttamente dal mio controllo, ecco, allora il full hybrid è sicuramente una scelta molto importante e direi giusta. Il full hybrid si dimostra scelta giusta anche nelle strategie di alcune case, perché molte case stanno arrivando adesso con dei full hybrid a far concorrenza alla solita Toyota, no? Toyota Lexus, certo, che sono diciamo i leader di mercato, non soltanto da noi. Oligopolisti, chiamiamoli così. Sì, però stanno riarrivando invece dei full hybrid importanti, uno con anche la storia dalla sua parte, che è quello della Honda, no? Quindi Honda CR-V in Italia, ma arriverà la Jazz, quindi diciamo la tecnologia Honda che torna sul full hybrid, Honda con Toyota
hanno fatto nascere l'ibrido, certo, nell'era moderna. Quindi diciamo stiamo parlando di gente che di ibrido ne sa e che ha anche appunto la storia per poterlo affermare. E poi i coreani che hanno un portafoglio completo, va dal full hybrid, dal plug-in all'elettrico, questo vale per Hyundai e vale per Kia. Adesso però la novità è che Hyundai arriva con la Kona, quindi sì, la sua automobile molto venduta e molto interessante sul nostro mercato, full hybrid. Senza poi dimenticare, ne aggiungo un'altra, visto che ho fatto un po' una lista, la Renault Clio, tra l'altro anche e lei poi sarà... c'è in arrivo, certo, è in arrivo nel 2020 la nuova Clio, quindi c'è uno spostamento e questo è un primo indice del fatto che magari le strategie possono cambiare. Cioè, cerco di tradurla, se l'auto elettrica non sarà diffusa in tempi rapidi come tutti si augurano e il plug-in hybrid costa troppo e quindi alla fine il consumatore non lo sceglie, bisogna tornare un pelino indietro sul diciamo il tipo di elettrificazione, quindi il full hybrid potrebbe rivelarsi la soluzione concreta. E qui una discussione che abbiamo avuto qualche tempo fa a microfoni spenti, diceva che se ne parla anche in altre case automobilistiche, che si potrebbe, si sta valutando, non si esclude di valutare lo sviluppo di un full hybrid in parallelo, diciamo, alla tecnologia plug-in. Diciamo che le nuove piattaforme elettriche, sì, dei grandi marchi tedeschi sono descritte come elettriche, ma poi parlando con i tecnici vengono invece definite più esattamente come elettrificate, quindi sono in grado di ospitare anche ibrido plug-in e anche ibrido full hybrid. Quindi è chiaro che si dovrà mettere d'accordo quella che è l'offerta con quelle che sono le normative internazionali, quindi gli obiettivi di emissione, e con quella che poi invece ci interessa molto, perché è la domanda, cioè quello che poi le persone chiedono, possono realmente usare o vogliono. Quindi in questo incontro potrà essere sull'ibrido plug-in più che sul full hybrid, o il contrario, lo vedremo sul mercato, ma sicuramente sono due tecnologie che hanno, con le premesse giuste e con la coscienza di acquisto e utilizzo giusta, dei grandissimi vantaggi per l'utilizzatore. La sintesi è che il futuro dell'elettrificazione in termini di livello di elettrificazione dipende da voi, che dovete prendere l'auto pagandola, e quindi fateci sapere nei commenti se magari avete già iniziato a fare qualche valutazione su un'auto ibrida piuttosto che plug-in, perché secondo me è interessante avere anche il vostro punto di vista come sempre. E poi noi ci rivediamo la settimana prossima.